2013, Gianni Nicolacione per Libre TV. Siamo in piazza Montecitorio in compagnia di Marco Cappato, ex parlamentare europeo, radicale ovviamente. C'è un evento organizzato dall'associazione WeVotion. Marco Cappato, di che si tratta? Depositiamo 66.200 firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare per l'eutanasia legale. Le depositiamo in Parlamento. Vedremo se la Presidente della Camera Boldrini ci riceverà o le depositeremo agli uffici, ed è il primo passo del quale devo ringraziare militanti, autenticatori che hanno reso possibile questo risultato, il primo passo di una campagna che sarà quella perché queste firme non marciscano negli scantinati della Camera dei Deputati ma siano messe in discussione. Questa adesso è la battaglia. Marco, quindi se riuscirete sarete ricevuti dalla Presidente della Camera e chiederete quindi una calendarizzazione o qualcosa del genere? Sì, oggi è il deposito delle firme, poi la Presidente che ci riceve o no dovrà comunicarlo ai parlamentari e a quel punto si potrà chiedere la calendarizzazione. Evidentemente, non essendo mai accaduto in passato, questo è il primo ostacolo politico che abbiamo di fronte. L'altro è quello della conoscenza e dell'informazione, perché con questo Parlamento noi sappiamo che se si votasse domattina andrebbe molto male. Se però ci fosse un dibattito esterno che obblighi i parlamentari ad ascoltare l'oltre 60% dei cittadini italiani che sono favorevoli all'eutanasia legale, beh, allora il risultato anche in Parlamento potrebbe cambiare. Senti Marco, che cos'è che potrebbe vanificare completamente, azzerare questo lavoro fatto dalla militanza e dall'associazione Luca Coscioni? Per esempio la caduta del governo oppure elezioni anticipate? Le firme rimangono valide anche per la legislatura successiva, quindi certo sarebbe un ritardo e un ostacolo su tutto, sull'economia, sul paese eccetera, e anche su questo, perché questa perenne rissa partitocratica italiana impedisce di discutere dei temi concreti alla fine, di trovare soluzioni di governo a questioni concrete. Rapidamente un'ultima domanda, su questo tema che vengono chiamati temi eticamente sensibili, insomma ognuno ha la sua formula, qualche forza, qualche partito in qualche modo o qualche singolo parlamentare di qualche partito si è dimostrato sensibile? Hanno sottoscritto parlamentari in modo trasversale, anche del PDL, la questione è proprio quella di battersi per restituire ai parlamentari su questi temi vera e propria libertà e responsabilità di scelta contro gli ordini dei capi partito, di destra e di sinistra, perché poi i capi partito hanno interesse e traggono il proprio potere dal fatto che la politica sia la loro discussione tra di loro, perché è così che si legittimano televisivamente ovunque. Nel momento in cui è restituita la dignità al singolo parlamentare di decidere in coscienza quello che ritiene giusto, è il boss del partito è un po' meno boss, è un po' più costretto anzi quasi a essere al servizio dei parlamentari che dovrebbe rappresentare e coordinare. È proprio un modo alternativo, il metodo dell'iniziativa popolare, di fare politica rispetto a quello della partitocrazia semplicemente. Marco, vuoi fare un appello a un'ultima, cioè la raccolta, un'altra raccolta che è in corso abbastanza pesante? Ma intanto questa raccolta continua online, www.eutanasialegale.it, e poi naturalmente tutti sotto con il referendum, referendumradicale.it, perché quell'obiettivo 10x12 volte numericamente più grande è a grande rischio e quindi ha lì ancora di più la conoscenza, l'informazione e il rispetto delle regole è l'elemento determinante per raggiungere l'obiettivo. Grazie Marco Cappato. Grazie.